Ciao a tutti. Ce l'abbiamo fatta. Ciao, ce l'abbiamo fatta. Ciao. Siamo arrivati in leggero ritardo, scusateci. Aspettiamo che si connetta un po' di gente. Ok, ecco. Ciao. Ciao. Diteci se ci vedete, se ci sentite. Ok, ciao Valentina. Okay. Ciao Alice. Ciao ragazzi. Ciao okay. Federica. Ciao a tutti. Fatto aspettare, però non era stata colpa proprio nostra. Ci mettiamo okay. Del nostro, ma dai. Esatto, esattamente. C'è stato però probabilmente un problema tecnico dovuto all'app con cui ci siamo collegati. Ciao Alice, ti piace? Ciao Fabio, ciao a tutti. Ci vedete allora. Bene, sì. Però vedi, abbiamo creato la giusta suspense e almeno sì. Sono tutti collegati, carichi, hanno finito di digerire magari, certo, quindi ci certo. Siamo, ci siamo. Caffè digestivo, adesso pronti un attimo per... Ammazza caffè. Per partire, quindi mettetevi bene. Comodi col vostro ammazza caffè, con la vostra tisana, col vostro tè, perché adesso... Inizieremo a parlare di parchi a tema, parchi divertimento, esatto. Ma soprattutto di un nuovo modo di fare vacanza che è appunto vacanze e parchi a tema, esatto. Ovvero integrare il divertimento del parco con la vacanza e tutto quello che ti può fornire questo tipo di esperienza. Esattamente, perché allora il discorso e l'idea dei parchi a tema nasce proprio da questa esigenza qua, perché insomma noi vendiamo viaggi e spesso le mamme, i genitori dicevano sì, però mi porto mio figlio dietro, però si stancano, non sanno, insomma, magari sempre al mare, vorrebbero andare, insomma, vorremmo una vacanza che facesse anche per loro. Quindi perché non accontentare tutti in una vacanza? Quindi unire il discorso del parco divertimenti e quindi qualcosa che sicuramente farà felici i bambini, ma non li sottovalutate, perché di certo faranno felici anche tanti tanti adulti. Certamente, fanno ovviamente, se pensiamo bambini. Anche che questa vacanza, oltre che alle famiglie, è rivolta proprio anche agli appassionati di parchi divertimento e di parchi a tema. Perché? Perché ovviamente i parchi a tema piacciono a grandi e a piccoli, quindi quanti di voi magari amano i parchi divertimento, quanti vanno a Mirabilandia piuttosto che a Gardaland? C'è qualcuno di voi che ci sta guardando? Esatto, qualcuno insomma che tanto con la scusa di portare i bambini, ecco. è sempre una scusa. Allora, di certo parchi divertimento, cos'è un parco divertimento? Lo sappiamo un po' tutti però. Certo, allora, parco divertimento innanzitutto è un luogo non tanto fisico quanto più secondo me un luogo della memoria dove tutti ritroviamo quella parte diciamo infantile che abbiamo dentro. Quindi il parco divertimenti, ecco, è proprio quel luogo magico dove si dimentica un po' tutto il mondo che sta fuori e ci si diverte spensieratamente, insomma. Ci sono tante tipologie di parchi divertimento, esatto. Perché ci sono quelli magari più conosciuti, insomma, che tutti immaginiamo, sono quelli con le cosiddette attrazioni meccaniche, quindi montagne russe, giostre di tutti i tipi, quelle più per i bambini, più quelle spericolate, c'è un pochino di tutto. Ci sono parchi acquatici, bellissimi anche, sparsi in tutto il mondo, e ci sono parchi invece magari un pochino più senza diciamo attrazioni meccaniche, ma lo stesso veramente molto belli e anche adatti a tutti. Appunto, sono i cosiddetti parchi tematici, ovvero ruotano intorno ad un tema. Ad esempio, pensiamo, poi ci ritorneremo bene nel dettaglio, pensiamo agli stessi Warner Bros. Studios o agli stessi Universal Studios. Gli studios di Harry Potter a Londra, ad esempio. Una cosa magari non meccanica, ma mi viene in mente Legoland. Esatto. Legoland esatto. Non ha quasi mai, insomma, comunque ha pochissime attrazioni meccaniche, pochissime montagne russe, però è uno dei parchi a tema più importanti del mondo, anche perché poi sono sparsi veramente in tutto il mondo. Ok.
Entriamo un po' nel dettaglio. Quindi, come abbiamo detto in apertura, il discorso appunto nasce dal fatto di voler creare una vacanza a tutto tondo per grandi e per piccoli, ma e anche per appassionati. Quindi la vacanza parchi a tema, una vacanza due in uno, qualcosa che prima d'ora, prima di noi ed Evolution Travel, non c'era, qualcosa a cui nessuno ancora aveva pensato. Diciamo, non in maniera così specifica e specialistica soprattutto. Allora, cosa facciamo noi per i nostri clienti? Cosa facciamo noi, io e Fulvio, ma mi riferisco anche a tutti i nostri colleghi che ci supportano e che lavorano con noi. Siamo in diverse in Evolution Travel che siamo appassionati di questo prodotto. Innanzitutto facciamo una premessa molto importante che essendo i parchi divertimento tanti e molto dettagliati, è importante prima di sceglierlo affidarsi veramente a una persona esperta. Perché? Perché non è detto che un parco divertimenti possa andare bene per tutti. Esatto. Quindi, a maggior ragione, quando il cliente si affida ad un'agenzia viaggi per creare la propria vacanza in un parco divertimenti, anche il semplice per modo di dire Disneyland, è importante conoscerlo approfonditamente, perché ci sono numerosi dettagli, sottolineo dettagli, che possono fare la differenza tra una vacanza ben riuscita e una vacanza che è un disastro. Ma più che un disastro, diciamo che sono emozioni vissute a metà, secondo me. Comunque magari uno dice ha sempre paura del prezzo, insomma capita a tutti, no? Dice ok, vogliamo andare a Disneyland Paris ad esempio e tutti hanno paura tanto del prezzo. Assolutamente non è un parco economico, quindi questo lo teniamo a sottolineare. C'è da dire che la maggior parte del costo è rappresentato alla fine dal biglietto stesso di ingresso. Quindi perché magari sacrificare tutta l'esperienza che magari si può vivere negli hotel dentro il parco, tutto quello che ne concerne, perché veramente le emozioni e quello che si può vivere in più, i vantaggi sono tantissimi, a fronte di un risparmio molto molto poco, diciamo, da risparmio. Esatto, inoltre anche in questo tipo di esperienze a tutto tondo vengono comunque elargiti più servizi rispetto a una cosiddetta vacanza economica, perché chiaramente ci sono i servizi di trasferimento dall'hotel al parco, ci sono le varie mezze pensioni, pernottamento e prima colazione, che insomma comunque non è semplice brioche e cappuccino, ma è qualcosa di un po' più sostanzioso. Per cui ecco che chiaramente un servizio di un buon livello che ti possa permettere di passare una vacanza tranquilla e al top, ovviamente ha i suoi costi. E questo cosa facciamo appunto noi? Noi vi consigliamo al meglio in base a quelle che sono le vostre esigenze, perché ovviamente ogni cliente è diverso l'uno dall'altro, quindi in base poi a quello che uno vuole, a quello in cui uno è abituato a vivere la vacanza stessa, noi conoscendo voi, se ci date modo ovviamente, e conoscendo i vari parchi a tema, saremo in grado di consigliarvi al meglio, esatto, e crearvi veramente una vacanza ad hoc. Vi faccio un esempio: se organizzate una vacanza a mare, no? E dite voglio andare, facciamo un esempio qualunque, in Grecia, no? Le isole greche sono tante e sono molto diverse da loro, soprattutto sono diverse tra loro sia per le location, sia per le spiagge anche, che per le attività che puoi fare, no? Quindi dici vado, scelgo un'isola greca, non è che la scegli così puntando il dito sulla cartina, no? Chiaramente ti informi sulle spiagge come sono, sulla sabbia piuttosto che i ciottoli, se ci sono cose da visitare piuttosto che solo vacanza relax. Quindi la stessa cosa, attenzione, dovrete fare
quando visitate, quando scegliete di visitare un parco divertimenti, oppure quando decidete di fare un tipo di vacanza come una vacanza cosiddetta parchi a tema, ok? Esatto. È importante scegliere bene ed è importante curare ogni dettaglio affinché la vacanza sia cucita su misura sul nostro corpo, proprio come fosse un vestito, no? Scegliete, esatto, l'abito da sposa, per dire. L'abito da sposa, quante prove fate? Qua è la stessa cosa. Esatto, esattamente. E rischiate sennò di accontentarvi e magari con, ma magari neanche con qualcosa in più. Cioè magari lo stesso budget potevate avere tanto di più, però non lo sapevate. Quindi attenzione. Quindi una nota veramente, verificate che la persona a cui vi state rivolgendo sia specializzata su questo tipo di prodotto. O anche se lo state facendo da soli. Assolutamente. Cioè alla fine importante. Non è che stiamo qua a vendere viaggi, cioè a tutti, vi magari, sì, insomma, affidatevi a noi, però dopo fate come volete. Allora. Ok, quindi vogliamo fare anche un po' una carrellata sulle varie possibilità che offre questo tipo di vacanza? Posso fare una domanda prima a tutti? Vai. Quanti? C'è qualcuno di voi che è veramente appassionato di parchi a tema e che quindi quando sceglie una vacanza lo fa per andare a vedere un parco a tema? Grazie a te, Nani. E nel senso, ci sono, diciamo, tra di voi qualcuno che magari è andato a Disneyland una, due, tre volte, piuttosto che anche magari c'ha l'abbonamento a Gardaland perché abita lì vicino, certo. Insomma. Tanto, perché secondo me ce ne sono. Vi lascio con, adesso aspettiamo un po' le risposte, fanno i timidi. Allora, parchi a tema ovviamente, come dicevamo, sono sparsi in tutto il mondo, da quelli italiani ce ne sono diversi. Ovviamente i più famosi sono magari Gardaland, piuttosto che il nostro vicino, per me è famoso perché è vicino, Mirabilandia, con tutti i suoi parchi e le sue esperienze, esatto, interconnesse. Abbiamo, sto scendendo, insomma, Cinecittà World, comunque, esatto, un parco molto bello a Roma. Rainbow Magicland. Esatto. La stessa, ecco, adesso volevo dire troppo in fretta. Leolandia. Stessa Leolandia, ecco. Molto, molto richiesta. Sbagliamo con Legol. Esatto, Leolandia, esatto, che è molto richiesta per i bambini un po' più piccoli. Esatto. E ecco, questi sono i parchi nostrani. Allora, cosa possiamo fare in questo caso? Possiamo semplicemente organizzare soggiorno su uno di questi parchi, quindi, che so, una notte più due giorni al parco, due notti più due giorni al parco, oppure allungare di qualche giorno e, perché no, magari fare una piccola estensione visitando i dintorni del parco. Esatto. Pensiamo a Gardaland, cosa possiamo fare? Andiamo due giorni al parco, poi magari ci facciamo un giro a Verona, ci facciamo un giro sul lago di Garda, ci facciamo un bagno, no? Magari d'estate, ovviamente. Oppure decidiamo di andare a Mirabilandia, vicino c'è Ravenna, città d'arte, quindi è possibile visitare tutte le meraviglie di epoca romanica. Se non vado errando. Oppure farsi anche qua un'estensione mare. Sì, qua è assolutamente Milano Marittima. Sì, quindi assolutamente il periodo estivo è il top. Roma, Cinecittà World, Roma. Esatto. Vabbè, è esatto. Inutile. Rainbow Magicland, stesso discorso. Esatto. Andiamo lì e magari ci facciamo qualche giorno a Roma per vedere la capitale, no? Esatto. Quindi capite fin da subito già come questo concetto di vacanza due in uno sia applicabile anche nel piccolo, ovviamente, anche sul nostro territorio. Non c'è bisogno di arrivare in qualunque parte del mondo, ma anche nel nostro piccolo, pur rimanendo tra virgolette a casa, possiamo creare una vacanza su misura in questo modo. Esatto. Poi, chiaramente, se vogliamo passare di là dalle Alpi, allora si apre un mondo completo. Io direi di partire dal più grande che abbiamo in Europa. Qual è secondo voi? L'ho detto in fretta. Qual è secondo voi il parco europeo più grande? Secondo me qua sbagliano. Non so se
se stanno rispondendo, perché non vediamo i commenti in diretta. Comunque è una risposta che molti, insomma, vengono tratti in inganno, perché si pensa a Disneyland. Esatto, esatto. Non è Disneyland, ma è Europa Park. Europa Park sta in Germania, sta precisamente, dillo te perché ho... A Rust. Non ce la faccio a dirlo. Nella Foresta Nera. Esatto. Vicino Friburgo. Esattamente. Ed è un parco veramente molto, molto, molto grande. Esatto. E anche rispetto a Euro Disney, solamente per quanto riguarda il discorso dell'affluenza, esatto, annuale. Esatto. Ma non di tantissimo, non di tantissimo. Allora, innanzitutto Europa Park. Europa Park, come dicevamo, è il più grande parco europeo ed è dedicato al folklore e alla storia europea. Esatto. È diviso, ve la faccio breve, in varie aree, ognuna dedicata a uno stato, a una nazione, all'interno della quale vengono ripresi appunto dei temi nelle varie attrazioni che richiamano la nazione di riferimento. Esatto, tutto con attrazioni meccaniche, quindi anche, esatto, qua un sacco di montagne russe, di realtà virtuale, ce n'è, certo, tanta, ed è un parco veramente molto curato, quindi in ogni dettaglio trovate cose anche, cioè, da visitare veramente, secondo me, 2 giorni sono pochi. Minimo. Sì. Minimo 2 giorni. Minimo un giorno non vedete neanche l'ingresso del parco. Quindi minimo 2 giorni. Esatto. Secondo me l'ideale è 3. Sì. Perché comunque è bello, assolutamente, grande. Sono circa 900.000 metri quadrati. 900.000. 900.000. Non è che proprio... Cioè quasi un milione. Allora, non è proprio piccolo. E la parte, diciamo, migliore per soggiornare nel parco sono i suoi hotel a tema. Esatto. Che stanno, esatto, appunto tutte quanti attorno al parco, dentro il parco. Ciao Daniela. Ciao Daniela, tornata da poco. Daniela, tornata dal Mar Rosso. Esatto, sì sì, ha lasciato il marito a casa. Adesso, domani è il compleanno tuo, parto anch'io, vero? Va bene. Ok. Allora, e quindi il... abbiamo appunto tantissimi hotel, il più famoso magari è l'hotel Colosseo, esatto, che è proprio un 5 stelle, ispirato, vabbè, penso che il nome lo dica, al Colosseo e alla dolce vita italiana, esatto, al mito della dolce vita italiana. Esattamente. Dopodiché ci sono anche altri diversi hotel a tema, sì, appunto, tema spagnolo, lusitano, tema scandinavo, molto bello, appena inaugurato, esatto, il Kronasar. E il Kronasar, diciamo un po' anche la novità di, ecco, quest'anno, esatto, ad Europa, esatto, Park, che ancora non è pronta l'attrazione, esatto, ma lo sarà in teoria entro l'estate, entro fine estate. Praticamente, no, in Germania, pensate ai parchi acquatici in Germania. Freddo solo a pensarci, no? Mi fa freddo. Ci stona sta cosa. Esatto. Però il parco acquatico di Europa Park sarà un parco indoor. Esatto, ma non piccolo. Cioè non vi immaginate la piscina sotto casa. È una cosa veramente, veramente gigante. Quindi sarà un... È il più grande parco indoor acquatico d'Europa, mi pare. Sì, sì, sì. Dovrebbe, sì, essere il più grande, diventerà il più grande parco acquatico indoor di tutta Europa. Quindi anche lì, secondo me, un'altra giornata merita. Esatto. Adesso lo vediamo, insomma, di organizzare tutto quanto. E quindi, no? Andiamo a Europa Park. Europa Park, che cosa vi può offrire oltre al soggiorno all'interno del parco, quei 2 o 3 giorni che volete passare all'interno del parco? Vi può offrire, se siete amanti della natura, un giro nell'area circostante della Foresta Nera, Friburgo, Strasburgo ad esempio a 2 passi, oppure magari vi allungate un pochino, potete arrivare anche verso Monaco ad, sì, esempio. Sì, 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 assolutamente. Quindi ecco che, cioè, capite fin da subito che potete passare tranquillamente una settimana divertendovi e visitando il luogo. Esatto.
Stessa cosa, ad esempio, potremmo fare in Danimarca. Billund, Legoland, no? Esatto. Conoscete tutti, credo, Lego Danimarca. La stessa cosa si può fare là. Una settimana in Danimarca, che comunque è anche piccola e facile, perlomeno da girare, e quindi riusciamo bene a riempire la settimana, ok? Esatto. Allora, vai, scusa. No, stavo dicendo, volevo tornare un attimo ad Europa Park, perché poi dopo è anche un po' difficile capire come ci si muove, certo, come si raggiunge, come si può raggiungere, certo, Europa Park. Certo. Allora, Europa Park ovviamente si può raggiungere in auto, e chi diciamo abita in Nord Italia è sicuramente più avvantaggiato, si può raggiungere in treno, si può raggiungere soprattutto in aereo. In aereo un consiglio poi che diamo è quello di prendersi una macchina a noleggio, che ovviamente la prendete, la noleggiate in aeroporto e poi dopo ci arrivate fino ad Europa Park. Gli aeroporti che servono Europa Park sono diversi, il più vicino è Baden-Baden, però rimane, insomma, ci volano in pochi, ecco. Solo da Roma a Fiumicino, mi sembra solo da Roma a Fiumicino. E quindi non è proprio benissimo, diciamo, collegato, e quello sarebbe il più vicino. Gli altri stanno un pochino a un'oretta di distanza di auto. Vi consiglio, prendete un'auto a noleggio, costa veramente poco, sì. Almeno vi muovete in tutta autonomia, anche perché appunto il parco è in mezzo alla Foresta Nera, non è che rimane, diciamo, in mezzo a una città e servita tanto da mezzi pubblici o altro, quindi anche lì bisogna che ci organizziamo per tempo. Esatto. Stessa esatto. cosa, dato che parlavi di Legoland, torno un attimo a Legoland Germania, sì. Anche lì autonoleggio, autonoleggio, perché rispetto a Billund, invece Legoland Billund, che atterrate e praticamente atterrate sopra il parco, perché veramente lì a un chilometro di distanza ci potete veramente arrivare anche a piedi, Legoland Germania, che è a Günzburg, rimane un pochino distante dai maggiori, certo, aeroporti. Quindi ecco, nei parchi tedeschi quello che consigliamo è una grossa organizzazione. Se non siete sicuri, non vi improvvisate, perché esatto, altrimenti la vacanza la passate così, cercando il parco. Assolutamente. Ok, allora, poi volendo magari parlare anche di qualcosa di un po' più famoso, parliamo anche di Disneyland. Sì. Disneyland Paris. Esatto, allora Disneyland. Per cui Simone è molto, molto sono più brava di me. No, più che altro sono appassionata. Mi sono fatta i capelli da fata turchina. Ecco, non c'entra niente con Disneyland, però lei l'ha fatta. Vabbè, da fata, dai, su. Vabbè, no, a parte la quello, la principessa. Disneyland è un parco veramente adatto a tutti, tutte le età. Ovviamente, ecco, partiamo dalla cosa che magari meno sanno. Disneyland sono due parchi, non è uno, sono due. Esatto. E sono? Esatto. Ti interrogo. Il quali parco sono? Con le attrazioni meccaniche. Sì, come si chiamano, voglio i nomi? Disneyland, il parco Disneyland e gli Walt Disney Studios. Quindi, ovviamente, abbiamo il parco Disneyland, che è quello più famoso. Quindi, più famoso, dove c'è il castello della di Cenerentola, quindi abbiamo, è un parco La Bella Addormentata. La, ho sbagliato. Sbaglio principesse, oggi niente. Della Bella Addormentata, pardon. E è un parco, diciamo, che sicuramente apprezzeranno anche i bambini più piccoli. L'altro parco, invece, Walt Disney Studios, è un parco proprio fatto per tutte quante, diciamo, i film, sì, la parte, diciamo, dei cartoni animati, il backstage, dei film, il backstage, diciamo. Esatto, e forse è apprezzato un pochino di più da bambini un pochino più grandi, sì, magari, sì. Anche se in tutti e due i parchi, in entrambi i parchi, ci sono le attrazioni sia per i più piccoli da una parte, sia per i più grandi dall'altra, quindi assolutamente non vi dovete preoccupare. Ma non dimentichiamo però una cosa, noi parliamo di Disney, parliamo di bambini, ma Disney, come altri parchi, comunque è un parco molto apprezzato anche dagli adulti che ci vanno in vacanza, sì, anche senza bambini. E ci vanno, ci è capitato già, adulti di una cinquantina d'anni, e quindi non pensate che le persone, insomma, un pochino più grandi devono per forza portarsi i bambini appresso. No, ci vanno perché comunque è un'esperienza veramente bella.
Consigli utili. Sì. Allora, perché siamo qua alla fine per darvi i consigli. Disney e mettervi in guardia. E quindi. Mettervi in guardia, esatto. Allora, Disneyland bisogna saperlo, saperlo, diciamo, vivere. E mi raccomando, prendere, diciamo, non sprecare tempo, organizzarsi, esatto, per tempo, assolutamente per tempo. Non è, se uno si improvvisa e dice ok, domani vado a Disneyland, a meno che non è sotto casa e dici sì. Cioè, non perché ripeto, toglietevi dalla testa che dici, che dite vado in Francia, vado a Parigi, prendo un hotel qualunque, no, compro il biglietto e vado a Disney. Vi perdete tre quarti del bello. Del bello. Sì, 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 assolutamente sì. Allora, ci sono, in pratica, attualmente ci sono 5 hotel tematici all'interno del parco. Dico 5 perché uno di questi hotel a gennaio ha chiuso ed è in ristrutturazione e riaprirà il prossimo anno. A tema Marvel, quindi anche per gli amanti dei supereroi sarà una chicca questa. Quest'anno, ecco, iniziamo già subito, dato che mi hai detto questi supereroi, da marzo praticamente fino a metà giugno più o meno, abbiamo tutti i personaggi Marvel, sì, quindi c'è proprio l'evento con i personaggi Marvel che è possibile incontrare, ci sono tante chicche sparse qua e là per il parco e quindi anche questo per gli appassionati, quindi non solo i piccoli ma anche quelli un pochino più grandi, è molto bello da vedere. Certo. Allora, dicevo. Quindi essendoci supereroi ci sarò anch'io. Dicevi? Ma tagliamo questa, è in diretta. Va bene, allora dicevo, ci sono questi 5 hotel e hanno diverse categorie di stelle, insomma, abbiamo da 2 stelle che sono l'Hotel Santa Fe e l'Hotel Cheyenne, che sono rispettivamente a tema Cars, il famoso cartone animato Cars, quindi ambientato nel New Mexico con la macchinina, e invece l'hotel Cheyenne che riprende il tema di Toy Story. Questi hotel qua si trovano, io quando dico l'hotel dentro il parco, tutti mi dicono, ah ma sta in mezzo alle montagne russe? No, attenzione, no, non ci sono hotel fisicamente in mezzo alle montagne russe, quello non c'è, non esistono, insomma. C'è quest'area praticamente proprio all'esterno del parco e... questi hotel stanno più o meno distanti rispetto all'ingresso. Questi due che ho nominato adesso, quindi il Santa Fe e il Cheyenne, rimangono un pochino più distanti, ma si può raggiungere il parco comunque a piedi con una camminata di una ventina di minuti. Altrimenti abbiamo la navetta gratuita che fa la spola, assolutamente. Un pochino più vicino invece all'ingresso del parco abbiamo il Sequoia, l'Hotel Sequoia. Poi... abbiamo l'Hotel Sequoia, scusatemi, non ho approfondito, e praticamente riprende il tema, diciamo, proprio delle foreste. Non è, diciamo, un vero e proprio tema cartone animato, esatto, quello no, diciamo, però tutto il suo arredamento riprende molto lo stile montano, insomma, esatto, dell'America. Esatto. Dei trapper americani, esatto, un po'... ricorda, ecco, quella zona degli Stati Uniti, insomma. Esatto. Poi la zona dei grandi parchi, ovviamente. Abbiamo un pochino più vicino, a una decina di minuti a piedi, il Newport Bay Club. Newport Bay, questo invece è un 4 stelle, un bellissimo hotel. Anche il Sequoia ha una piscina interna, invece cosa che il Santa Fe e il Cheyenne non hanno. Invece quegli altri ce l'hanno, hanno una piscina interna e quindi anche magari dopo una giornata dietro ai figli, quindi un pochino più stressante, magari il babbo li lascia con la mamma, voi andate, fate le ultime cose e invece o la mamma o il babbo si vanno a rilassare in piscina molto tranquillamente. Il Newport Bay Club è, diciamo, riprende tutto lo stile colonico del, insomma, americano. Abbiamo poi vicino, proprio di fronte all'ingresso del parco, l'hotel più famoso che è il Disneyland, questo 5 stelle, ed è veramente un hotel bellissimo. È l'hotel da sogno, un po' che tutti
vorrebbero visitare, nel quale tutti vorrebbero soggiornare quando pensano a Disneyland Paris. Esatto. L'hotel, come lo chiamano i clienti, l'hotel delle principesse. Sì, esatto, anche perché ci sono tante, diciamo, possibilità di non solo di incontrare le principesse, di incontrare i vari personaggi Disney, ma anche magari tipo all'hotel Disney c'è la possibilità di truccarsi, di vestirsi come una principessa. Quindi anche quello è un'esperienza in più che secondo me ne vale la pena. Questo per i bambini più piccoli, magari no, proprio per noi grandi, quindi non so se me lo fanno fare. Ci proviamo, certo. Però. Okay. Allora, poi abbiamo, quindi questi sono gli hotel, diciamo, che si dice volgarmente siano dentro il parco, ma alla fine sono insomma di fronte al parco. Finisco di dire, dopo dico anche i vantaggi nel soggiorno, certo, di questo hotel, finisco di dire invece ci sono poi il Nature Village, praticamente sono due hotel esterni al parco, perché comunque rimangono circa 15-20 minuti di auto, ed è il, praticamente stando in mezzo a una foresta, il perlomeno David Crockett Ranch rimane in questa foresta, è dedicato alle persone assolutamente che viaggiano in auto, perché non ha il David Crockett Ranch, non ha una navetta per il parco che fa spola, quindi vi dovete attrezzare voi. Starete in questi mini appartamenti tutti attrezzati, con la possibilità veramente di rilassarvi, di stare in santa pace senza casino intorno, senza certo, diciamo il, magari tutti i rumori che vedete insomma invece all'interno del parco. E invece abbiamo il Nature Village, esatto, il Village Nature Paris. Questo è l'ultimo nato l'anno scorso e, ed è un vero e proprio villaggio turistico. Solitamente come si organizza ad esempio la vacanza? Perché si fa magari una parte di vacanza dedicata solamente al parco e si va, diciamo, a Disneyland per divertirsi, gli altri magari 2 o 3 giorni si passano in relax in questo villaggio. Sapete che ha il parco acquatico esterno finora più grande della Francia? Ed è riscaldato da acque termali, questo parco, lo sapevi? Ci sono tutti, hai studiato, ci sono scivoli, c'è veramente di tutto. Questo già solamente per iniziare a vivere la vacanza già solo nell'hotel. Questo qui invece è collegato con una navetta per il parco, quindi anche qua è veramente molto grande come resort. Quindi anche poi tutti i vantaggi che offrono, esatto, i parchi tematici, il parco tema Disney. Quali sono? Innanzitutto è quello di più magia. Cosa vuol dire più magia? Vuol dire di poter entrare al parco prima di tutti gli altri. Esatto. Quindi se il parco mi apre la mattina alle 10, voi alle 9 solitamente potete già entrare. E questo cosa vuol dire? Fare meno fila, incontrare già i personaggi Disney, incontrare per tutto quanto, per le foto, eccetera. E offrono il fast pass, quindi il saltafila a diverse attrazioni. Abbiamo spesso la formula della mezza pensione gratuita, che è una cosa fantastica, certo, perché comunque allo stesso prezzo di un pernottamento e colazione avete una mezza pensione, quindi anche la possibilità di pranzare. E sappiamo anche qua che pranzare all'interno del parco non è facile. Sì, non è facile. Ma non è neanche economico. Cioè, se uno si vuole sedere, non è neanche tanto economico. Quindi, il vantaggio di avere una mezza pensione inclusa, che consiste in voucher che voi potete spendere dove volete, no? È sicuramente un grosso vantaggio. Ed inoltre, proprio per chi ha questi voucher, c'è anche la possibilità di prenotare il ristorante nei, esatto, vari punti che sono all'interno del parco, nei vari punti di ristoro ovviamente che sono all'interno del parco. Esatto. Quindi già vedete, appunto, con queste informazioni che vi stiamo dando, veramente se si vuole passare una vacanza bella a Disneyland Paris, quanto possa essere complicato, senza mezzi termini, senza mezze parole, passare una bella vacanza di cui si possa avere un bel ricordo. Immaginate che voi andate al parco non sapendo di dover prenotare, convinti di poter mangiare al ristorante,
no? E trovate tutto pieno. Trovate tutto pieno, il figlio che piange perché vuole quel ristorante, e la moglie che piange perché il figlio piange, allora poi piangete anche voi, basta, no? Quindi diventa un po' una situazione pesante e vi rovinate la vacanza. Ma secondo me anche già solo la scelta dell'hotel, pensate di, magari parte una famiglia numerosa convinta di risparmiare e si sceglie un hotel che sta distante dal parco. Ok, magari all'inizio risparmiate pure, però non considerate che non avete i pasti compresi, perché certo, solitamente per risparmiare non è che mi vado a prendere la pensione completa, e non avrebbe senso prendere la pensione completa, perché sennò dovreste tornare avanti e indietro e quindi non c'è. E pensate a tutto il tempo che perdete nei trasferimenti, perché per trovare un hotel magari che si spende poco bisogna anche stare un pochino distanti dal parco. Certo. Quindi prendere la RER, prendere tutti, che ne so, vari taxi, treni, eccetera, vi dovete organizzare poi voi autonomamente, fare i biglietti e quant'altro. Quindi alla fine, se andate a paragonare bene, non è tutto questo vantaggio dormire fuori dal parco, dormire comunque in un hotel qualunque. Esatto, il tempo, ricordate, è denaro. Esatto, anche perché vi renderete conto, se non fate questa valutazione e andate e dici sì vabbè, però vado lì al parco, faccio un weekend a Parigi, un giorno vado al parco, vi renderete conto che praticamente buttate via tempo. Ah sì. Perché un giorno non vedete niente, soprattutto se arrivate tardi, fate la fila per l'ingresso. Tutte queste cose qua vi portano via tempo e alla fine cosa avete visto? Magari uno ci va anche nel weekend che c'è anche più gente, no? Classico. Attenzione, attenzione. E quindi, una via di mezzo, ecco. Volevo dire solamente una via di mezzo tra gli hotel fuori e gli hotel invece che non c'entrano nulla, sono gli hotel convenzionati con Disney. Quindi sono gli hotel che stanno comunque a poca distanza, insomma, rispetto al parco, e hanno la navetta gratuita per il parco, quindi già questo è un buon compromesso. Esatto, magari. Esatto. Quindi, sono anche dei begli hotel. Vacanze e parchi a tema, non solo parco, ma anche la possibilità di visitare Parigi. Ok, quindi ci facciamo 2 giorni, 3 giorni al parco e ci facciamo un soggiorno, magari ci spostiamo, cambiamo hotel e andiamo in mezzo a Parigi a visitare tutte le bellezze che secondo me la capitale più bella d'Europa, anche più di Roma forse, vi può offrire. Quindi questa può essere una possibilità, oppure addirittura volete prendere l'aereo di nuovo e visitare una località esotica tipo Mauritius, potete farlo. Esatto. Noi andando a Mauritius abbiamo fatto scalo su Parigi. Esatto, potevamo fare un paio di giorni e ci andavamo a Disneyland. È possibile fare questo tipo, diciamo, di estensione e organizzare. Pure anche al ritorno, per, no, dici, i bambini vanno al mare, esatto, vanno supportato tutta la vacanza, stare lì distesi come, insomma, in spiaggia, ok, li facciamo divertire poi al parco. Se sentite abbaiare il cane, ok, adesso quindi... Scusate. Allora, zitta. Allora, poi vorrei un attimo dire un'altra, diciamo, chicca europea, sì, che magari è una cosa un pochino più piccola, non è un vero e proprio parco divertimenti, ma è una cosa conosciutissima in tutto il mondo. E visitatissima. Non c'è mai posto. Non c'è mai posto, bisogna prenotare tanto. Bisogna prenotare con larghissimo anticipo, bisogna muoversi per tempo. Esatto. No, non l'abbiamo nominata, sì, una volta l'abbiamo nominata. Sì, io dico solo un maghetto, a chi pensate, un maghetto con la bacchetta, chi è? Harry Potter. Giucas Casella. Ok, no, Harry Potter, assolutamente, Londra, inizia, io vi dico solo come inizia il tour, è un tour praticamente, dove voi andrete e ci sarà un audioguida in italiano, vi dico solo che inizia dal binario 9 3/4. Basta, secondo me già lì, so di mamme, non facciamo nomi, che hanno fatto finta di portare i bambini, ma tanto lo so che volevano andare loro, e sicuramente anche lì è veramente bello, perché vabbè, comunque alla fine vi farà vedere tutti quanti dietro le quinte, insomma, anzi, gli studi, diciamo, gli set del film, e
anche lì veramente merita tanto una giornata, lì è certo. una mezza giornata di tutto quanto il tour, quindi lì vi fate un weekend a Londra. Esatto, più gli sì. Harry Potter Studios. Esatto, meritano tantissimo. Vogliamo oltreoceano? Allora, dell'Europa abbiamo parlato, apriamo una parentesi su un altro parco carino che è PortAventura, molto veloce, perché poi chiaramente vorremmo anche parlare delle altre cose che magari si conoscono un po' meno ma valgono veramente tanto. PortAventura, Barcellona, parco tematico, anche lì possibilità di dormire all'interno del parco e la possibilità di fare una vacanza Barcellona più parco tematico, ok? Quindi questa è un'ulteriore possibilità che i nostri parchi divertimento continentali ci possono offrire. Volendo prendere l'aereo poi possiamo andare a est e possiamo andare a ovest. Possiamo andare in tutto il mondo. Facciamo così, diciamo cosa abbiamo fatto noi a novembre. Ecco, vi raccontiamo ragazzi adesso un po' quella che è stata nostra esperienza lo scorso novembre. Allora, noi proprio per sperimentare in primis questo tipo di vacanza, la vacanza 2 in 1, questa vacanza che non c'era, cosa abbiamo fatto? Ci siamo sacrificati e ci siamo fatti una settimana negli Emirati Arabi tra Dubai e Abu Dhabi. Dubai e Abu Dhabi sono conosciutissime per la loro proiezione verso il futuro, per le loro sfide ingegneristiche, ma sono meno conosciute per quanto riguarda ancora i parchi divertimento, ok? Su Dubai e Abu Dhabi troviamo all'incirca 10 parchi divertimento. Grandi. 10 parchi grandi, che poi possono, dopo ovviamente ce ne sono tantissimi. Esatto, che possono competere tranquillamente con i più famosi parchi a tema del mondo. Quindi in primo luogo magari parliamo del Ferrari World di Abu Dhabi sull'isola di Yas, che da noi in Italia è molto conosciuto. Molto conosciuto ovviamente, Ferrari World è inutile che vi dica che è dedicato alla rossa di Maranello. Esatto. E non provate a portare GoPro sulle attrazioni. Esatto, evitate, sennò fate la fine di Simone. Figuraccia atomica. E quindi no, vabbè, a parte tutto ci ho provato per fare un documentario, no, in effetti è vietatissimo perché sono delle attrazioni, sono dei roller coaster che vanno a una velocità pazzesca e quindi potrebbe veramente fare di danni. Esatto, assolutamente. Si toccano gli oltre 200 km orari. In partenza, quindi assolutamente sì. Da lì ci spostiamo, rimaniamo ad Abu Dhabi perché di fianco al Ferrari World c'è un parco che è aperto lo scorso luglio ed è il Warner Bros. World, dedicato a tutti coloro che amano i supereroi Warner Bros. A partire da Batman, Superman, quindi Shrek. Ho sbagliato di là. Tutta la Justice League, quindi gli eroi della DC Comics contrapposti, qua proprio per i nerd, contrapposti agli eroi Marvel invece del mondo Disney, quindi qua cambiamo completamente proprio franchise. E quindi appunto dedicata ai supereroi della Justice League, tutte le attrazioni a tema con realtà aumentata, realtà virtuale. Molto, la realtà virtuale è veramente preponderante. Spettacoli dal vivo, anche spettacoli dal vivo, dove vengono simulate queste battaglie tra bene e male. Esatto. E quindi. No, sicuramente a me personalmente è il parco che mi è piaciuto anche di più. Sì. Forse è quello ancora meno sponsorizzato, meno conosciuto, perché ovviamente è nuovissimo ancora. E se c'è qualcosa di vecchio a Dubai, perché non penso ci sia qualcosa di vecchio a Dubai, però questo è veramente nuovissimo e vale proprio la pena. Scusate il cane. Allora, poi da lì ci spostiamo a Dubai. Esatto. Ah, non abbiamo finito di dire quello che c'è a Warner Bros. Scooby-Doo. Sì. Tom e Jerry, Roadrunner, insomma tutti questi personaggi li trovate.
Adatto a tutti anche questo. Adatto a tutte le età. Adatto a tutte le età. Sì. E anche a quelli un pochino più grandi, non vi annoierete, esatto. Assolutamente no. Apriamo una parentesi, prima abbiamo parlato di un parco acquatico in Europa, in Germania, indoor, perché freddo, invece ad Abu Dhabi parliamo degli stessi parchi indoor, ma per il motivo contrario. Perché caldo. Perché caldo. Quindi tutti i parchi indoor climatizzati. Esatto. Per cui anche se fuori sono 40 gradi all'ora. Magari 40 gradi, ecco. Sono 50 gradi. Allora, pensate a questo. Dovete fare una vacanza alle Maldive. Okay? Esatto. Stop a Dubai. Stop magari, dite ok, voglio anche visitare la Dubai, visitare la città, ne approfitto, va benissimo. Però ci andate ad agosto. Ragazzi, ad agosto sono veramente 50 gradi. Cioè non vi muovete. Quindi cosa fate? Come passate le giornate? Le passate anche in questi parchi divertimento, oltre ai supermercati, vabbè, oltre ai mall, eccetera. Andate veramente in questi parchi divertimento, perché non vi accorgete assolutamente, diciamo, del caldo, anzi, c'è il problema contrario. Un consiglio utile: vestitevi un sciarpino, anche manica lunga, perché io veramente ho sofferto il freddo, perché veramente era freddo. Aria condizionata sparata a 1000, loro sono chiaramente abituati a temperature infernali, per cui chiaramente capisco anche la loro voglia e necessità di trovare un attimo di ristoro. Ma di quella ce lo siamo presi tutti e due, mi sa. Sì. Appunto. Poi, quindi, parlando di altri parchi, appunto, altri parchi famosi a Dubai e Abu Dhabi, possiamo parlare dello Yas Water World, parco acquatico sempre che si trova nell'isola di Yas, anche questo tematizzato. Spostandoci a Dubai invece abbiamo anche qua un'altra vasta gamma, un'altra possibilità. Esatto. Iniziamo dall'area più conosciuta, che è Dubai Parks and Resort. Praticamente è un'area vastissima, esatto, composta da tre parchi, esatto, che sono Legoland in primis, Legoland e la parte acquatica, Lego Water Park, non mi veniva il termine, esatto, che sono un'unica parte. Esatto. Poi abbiamo Bollywood, che è dedicato appunto a tutte attrazioni, tutto a tema Bollywood, quindi a tema indiano, assolutamente. Esatto. Poi abbiamo Motion Gate, che è un parco tematico dedicato ai cartoni animati di altre case, tra virgolette, cinematografiche minori americane. Minori per modo di dire, perché parliamo di Columbia, parliamo della DreamWorks, insomma, qualcuno che proprio... Parliamo di Shrek qua, esatto. E qua parliamo di Shrek. Quindi vi ritroverete anche qua all'interno di questi parchi indoor, dove potrete visitare diverse aree tematizzate secondo quelli che sono appunto i cartoni animati di queste case cinematografiche. La cosa bella di Dubai Parks and Resort qual è? È che voi quando entrate, l'ingresso inizialmente è gratuito, quindi, ma non, esatto, è che c'è un ingresso piccolino, c'è un lago. C'è una cosa, esatto, spettacolare, contornata da negozi, ristoranti, cioè già lì potete passare una giornata così senza che... Vi sembra già di essere dentro i parchi, ma non ci siete. Quindi è veramente una cosa fantastica. C'è anche possibilità di dormire lì. Esatto, alla Pita Hotel, esatto, che è un resort all'interno del Dubai Pacha Resort. Esatto. E poi dopo potete scegliere il biglietto d'ingresso per il parco che più vi interessa, quindi o fare ingresso unico in un solo parco oppure abbinare più ingressi. Solitamente si fa un giorno due parchi, quindi in un giorno si fanno due parchi, poi come abbiamo fatto noi, anche se potessi tornare indietro. Un'altra mezza giornata, assolutamente. Sì, forse, ecco, è un... solitamente si fa così, è vero, perché magari uno va lì, vuol vedere, vuol provare tutto, sì, perché appunto è... però il consiglio è magari fermarsi una mezza giornata di più per viverli al meglio quei parchi.
E anche se magari è lontano dalla nostra cultura, perché chiaramente non conosciamo quel mondo, però il parco di Bollywood è sicuramente molto molto interessante da vedere. Bollywood, vi ricordiamo, e diciamo per chi non lo sapesse, è l'equivalente di Hollywood del cinema in India. Esatto, okay? Esatto, quindi tutto ruota intorno al cinema e film indiani. Esatto, intorno allo spettacolo, esatto, diciamo, indiano. Quindi la vostra vacanza a Dubai Parks and Resort potreste viverla in questo modo e magari unire un'estensione della vacanza alla scoperta proprio della stessa Dubai, ovviamente. Quindi visitare appunto i vari monumenti, i vari grattacieli, le varie opere architettoniche che sono presenti su questo territorio, oppure anche semplicemente, perché no, farsi una vacanza mare. Sì, come no. È possibile. Abbiamo poi, concludiamo i parchi di Dubai, abbiamo il parco indoor più grande al mondo. Sì, che è l'IMG World, esatto, of Adventure. Esatto, anche quello gigante, esatto. Veramente gigante, al chiuso, assolutamente, totalmente al chiuso, e tranne una piccola montagna russa, sì, che parte piccola. All'esterno, piccola. Piccola per modo di dire, molto bella, che mi è piaciuta tantissimo. Anche questo si merita. Personalmente mi sono piaciuti più gli altri. Chiuso sì. Parentesi. Sì. Tanto ognuno ha i suoi gusti, però da vedere, quindi andateli a vedere e poi li valutiamo. Gli ingressi costano meno rispetto tipo a un Disney. Poco meno. Sì. E l'ultima cosa, poi chiudiamo con i parchi di Dubai. La cosa più bella è l'Atlantis Aqua Venture. Esatto, esattamente. E allora, cos'è l'Atlantis Aqua Venture? Tutti immaginiamo Dubai e ci immaginiamo la palma di Dubai. Esatto. Insomma, questa costruzione, quest'isola artificiale in mezzo al mare dove hanno ricreato questa palma. E nella punta di questa palma cosa abbiamo? Abbiamo l'Atlantis, che è un meraviglioso hotel che ospita anche questo parco acquatico gigante, gigantesco. Pensate che per girarlo il mezzo più veloce sono dei mega gommoni che vi lasciate trasportare dalla corrente. Sì. Quindi anche qui abbiamo tantissime attrazioni, da appunto sulla spiaggia, perché è lì, costruito lì, quindi se volete rilassarvi vi prendete il vostro lettino e ve ne state tranquillamente in spiaggia. Esatto. Chi vuole provare emozioni un pochino più forti, cioè lui, io non ci ho avuto tutto questo coraggio. Potete anche simulare la caduta libera, esatto, in uno scivolo. Esatto, e sono veramente molto, ecco, bello. Sono queste attrazioni un po' così estreme, come del resto estrema è la stessa Dubai. Quindi gli eccessi sono ripetuti anche sui parchi divertimento. Quindi, concludendo sugli Emirati Arabi, possiamo dire che sì, potete andare per vedere quei parchi, potete andare per fare un soggiorno breve visitando il parco e visitando la città, potete fare un soggiorno più lungo visitando parchi, città e magari facendovi anche un'estensione mare, insomma le possibilità sono tante, oppure fare uno stopover a Dubai per poi andare alle Maldive piuttosto che le Seychelles e piuttosto che tantissime parti del mondo perché è collegata con esatto, tutto. Emirates è collegata con tutto, collega il mondo tutto, esatto, tutto, quindi sì. Ancora una volta la vacanza 2 in 1, no? Divertimento e scoperta di una, esatto, di una nazione, di una località. Cosa possiamo fare noi per voi? Innanzitutto dovete sapere che su Dubai prenotare i biglietti con anticipo conviene sul prezzo, punto, quindi non c'è niente da fare, certo. Allora, assolutamente, quindi non andate lì pensando vado lì, compro il biglietto e risparmio, perché non risparmiate, quindi già organizzandovi in precedenza riuscite sicuramente a risparmiare qualcosa. Vi organizzeremo tutti quanti i transfer se volete, ovviamente ci sono dei parchi che sono raggiungibili con la metro, con i mezzi pubblici, con i taxi che sono molto economici, insomma rispetto all'Italia tutti i taxi del mondo sono economici, però insomma ci si arriva facilmente, però ci sono dei parchi a Dubai che
che rimangono un pochino più distanti, non raggiungibili facilmente con i mezzi, e quindi o con un taxi, ma appunto sono distanti, quindi il costo si va a sentire, oppure organizziamo noi dei trasferimenti dal vostro hotel. Esatto. Quindi senza anche qua, perdere tempo, senza... La pianificazione è molto importante. Riveste un aspetto piuttosto importante. Esatto. Vogliamo... Vogliamo dall'altra parte del mondo, infine, la zona che diciamo è notoriamente conosciuta per quanto riguarda i parchi divertimento, l'ultimo alla fine, che è appunto la Florida, e parlando di Florida non possiamo non menzionare appunto i parchi di Orlando. Chiunque conosce i parchi Disney, ad esempio, di Orlando. Sì. Il Magic Kingdom. Esatto. Su tutti. Allora, cos'è il Magic Kingdom? Praticamente abbiamo già detto molto di Disneyland Paris, è più o meno la stessa cosa in grande, ancora più in grande. È il primo, diciamo, nato dei parchi Disneyland, è nato nel 71, se non ricordo male, quindi insomma c'ha una bella storia dietro. Ed è, si rinnova sempre, perché poi dopo le attrazioni si rinnovano, è assolutamente un parco adatto a tutti, anche certo. Questo, veramente grandi, bambini, e lì diciamo che quando si parla di un viaggio in Florida spesso mandiamo più i grandi che non i bambini, esatto. Diciamo che spesso, soprattutto anche ragazzi che partono per un viaggio in America, eccetera, ci vanno e sono assolutamente da vedere. Sì. Poi parliamo anche, ad esempio, di Epcot. Epcot è, diciamo, una sorta di esposizione futuristica, un parco che rappresenta un po' la città utopica, la città del futuro. E anche qui non ci sono ride, non ci sono attrazioni da provare, cioè, fondamentalmente qui non ci sono, perché esatto, di là c'erano, esatto. Però potrete comunque immergervi all'interno, per esempio, di questa realtà da sogno. Parliamo del Universal Studios. Esatto, un altro parco assolutamente che merita a Orlando sono gli Universal Studios. Gli Universal Studios chiaramente riprendono tutti i temi del mondo del cinema, del mondo Universal, e anche qui chiaramente potrete immergervi completamente all'interno di questa favolosa realtà. Scusate, ci prendo per scemi, che stiamo ridendo e si muove tutto quanto perché abbiamo il cane sotto che niente, vuole salire, vuole le coccole. È ora di andare a letto, sì, per la Kira. Ecco, tarde. E dicevamo, quindi, anche qua, come se non bastasse, troviamo un altro parco Lego. Esatto, perché i Legoland sono ovunque, bisogna capire questa cosa. Esatto. Quindi, qualsiasi, più o meno, ma veramente, ci abbiamo Legoland in Giappone, ci abbiamo Legoland in Malesia, ci abbiamo Legoland ovunque, veramente ovunque, quindi anche perché, cioè, se ci pensate, è il gioco più che tutti ci abbiamo giocato. Una anche per sbaglio. Anche per sbaglio ci abbiamo giocato, quindi assolutamente molto molto carino. Quindi Legoland lo abbiamo assolutamente anche qua. Legoland, come dicevamo, è vero, non ha delle... però anche dei grossi ride, però ce ne sono, alcuni su questo qua, su questo ce ne sono alcuni. Quindi cosa possiamo fare in Orlando? Com'è una vacanza? Diciamo un po' questa, adesso qua lo sgamo. Come la vogliamo costruire la vacanza del prossimo anno? Perché so che stai già stiamo progettando, poi vi diremo anche quelli che sono i progetti di quest'estate e del prossimo inverno. Allora, diciamo di questo. Parliamo intanto, finiamo di parlare della Florida e dei parchi di Orlando. Chiaramente anche qua il discorso cos'è? Possiamo volare fino in Florida, fino a Orlando, volo con scalo ad esempio, o volare direttamente su Miami e magari prenderci un'auto, farci quelle 3-4 ore fino a Orlando, per poi, una volta visitata Orlando, farci un tour della Florida, oppure partire da Miami, visitare Miami, farsi il bel giretto nella zona intorno a Miami, comprese le Keys, eccetera, per poi andare a Orlando, finire la vacanza e ritornare a casa. Oppure
oppure, altra possibilità che possiamo offrire, visitare la zona d'Orlando e da lì volare verso i Caraibi. Esatto. Quindi ancora una volta possiamo fare una vacanza due in uno, una vacanza che vada bene per grandi, piccoli. Più o meno, quanto tempo pensi che possa coniugare, che possa servire per fare una vacanza Orlando più Caraibi? Allora, Orlando consideriamo una cosa, che se vogliamo fare, per dire, due parchi, che è il minimo che fai se vai a Orlando, perché esatto, ce l'hai lì apposta, due parchi serve almeno uno, forse due giorni in più per riuscire ad organizzarsi bene. Quindi due parchi, almeno tre giorni, ma stando stretti a correre. No? Se volete star comodi, due parchi vi fate quattro giorni, quindi esatto, ovvero tre notti fondamentalmente. Esatto. E considerando quindi questo metro, considerando anche che un giretto, gli spostamenti, qualcosa vogliamo fare, se rimaniamo solo in Florida, dagli 8-10 notti, servono sì, assolutamente. Se vogliamo metterci anche i Caraibi, ovviamente dovendo un attimo allungare, ecco che dalle 10-12-14 notti. Un paio di settimane servono tutte. Allora, dicevamo, quindi, i progetti, esatto, proprio perché noi vogliamo per primi raccontarvi testare e testare queste esperienze sulla nostra pelle. E facciamo dopo, questo tour d'avvio. Esatto, dopo l'esperienza di Dubai, dove siamo andati, ci siamo fatti 7 parchi divertimento in 7 giorni. Che non ci è piaciuta per niente, ecco, guarda. Per quest'estate stiamo progettando un tour solo drive, partendo da casa, qua da dove abitiamo, nelle Marche, da Barchi. Se la macchina ci assiste. Partiamo da qua, andremo fino in Germania, quindi a Rust, Europa Park, poi andremo su al nord della Germania a farci un giro, a trovare I parenti, il fratello di Simona che vive là. Prima probabilmente passiamo anche da Legoland, perché esatto, ci siamo, ci passiamo. Esatto, e da lì passeremo sopra in Olanda, un giro ad Amsterdam. Perché tanto siamo di passaggio. Siamo di passaggio, veramente. Poi dopo, dato che siamo lì, cosa dato fai che siamo lì, non vuoi andare a Parigi che a due passi. Esatto. Quindi faremo queste due settimane di tour europeo, proprio per testimoniare in prima persona la possibilità di creare appunto una vacanza dove ci sia in mezzo il divertimento dei parchi per gli appassionati di parchi, più un'estensione in visita a tutto quello che c'è intorno. Questo adesso noi lo facciamo con l'auto principalmente perché dobbiamo farci un attimo un giro per parenti, quindi quello siamo più liberi, però quello che possiamo fare per voi è organizzarle tutto quanto con esatto, i voli, con i trasferimenti interni, quindi possiamo organizzare tutto dalla A alla Z, veramente completamente. Poi altra cosa, anche qua uniamo l'utile al dilettevole, a settembre dove saremo? Settembre, che ci sarà la convention di Evolution Travel a Barcellona, e saremo anche a PortAventura, quindi visiteremo anche PortAventura, vedremo un po' quello che ci riserva appunto questo parco. Prima ci facciamo Mirabilandia, adesso fra un mesetto. Esatto. E poi abbiamo fatto, quindi l'anno scorso Dubai, quest'anno facciamo l'Europa, prossimo anno ci tocca. Esatto. Ci tocca di là, ci tocca volare oltreoceano. Eh già. È un duro lavoro. Ok, io non so se avete delle domande. Allora, ecco, una cosa che vi dico, non siamo stati a parlare di prezzi adesso, perché tutto quanto è costruibile assolutamente su misura. Esatto. Quindi, in base, ecco, quando, questo lo voglio dire un po' a tutti i clienti, quando magari ci fate una richiesta per un viaggio, e venite contattati da noi, da me, da Fulvio, oppure da altri, comunque consulente Evolution Travel. Noi vi chiediamo qual è il vostro budget per questo viaggio. E noi non ve lo vogliamo chiedere per farvi i fatti vostri, perché però vogliamo dare il meglio che abbiamo e farvi felice. Però se io vi faccio, che ne so, un preventivo per, che ne so, il Disneyland Hotel, perché è la cosa più bella del mondo, e però non riusciamo ad accontentarvi, è inutile. Quindi vediamo di fare
veramente quello che volete. Non vi spaventate se vi chiediamo questo, ma cerchiamo di essere tutti quanti collaborativi, ok? Quindi certo, questo è quanto. Quindi noi abbiamo, dove possiamo riuscire, ovviamente abbiamo dei prezzi molto concorrenziali, spesso lavoriamo appunto direttamente con i parchi, e quello che possiamo fare lo facciamo, ci mettiamo tutta la nostra consulenza, tutte le nostre assicurazioni, quindi sarete tutto quanto, diciamo, la vostra vacanza in sicurezza con l'assicurazione, annullamento che è appunto prima della partenza, l'assicurazione medica, l'assicurazione bagaglio, quindi per partire veramente in tutta sicurezza, la nostra assistenza sempre, assolutamente sempre, e però ovviamente abbiamo i costi, diciamo, vivi dei biglietti, quelli lì, tanto è quello che spesso in questi parchi poi porta sul prezzo, quindi ovviamente lì non ci possiamo fare niente, tanto Disneyland costa, ad esempio, no? Quindi non ci siamo appunto per questo soffermati sui prezzi, perché c'è veramente un ventaglio di possibilità esatto, a seconda di quella che poi è ovviamente la richiesta e l'esigenza del cliente, il prezzo cambia di conseguenza. Quindi un consiglio invece che valide per tutti quanti i parchi: prenotare con anticipo. Esatto, se si vuole avere la certezza di comunque contenere i costi in un certo senso, la cosa da fare, la cosa migliore da fare è quella di prenotare con un certo anticipo, ok? Esatto. Quindi, se non ci sono domande di nessun tipo, direi che per stasera è tutto. Possiamo concludere. Non so, diteci voi se ci sono domande e se avete qualche curiosità, ovviamente. Non lo so. Allora, io vi andrei a scrivere qua adesso il nostro... Ci provo, eh? Ok? Il nostro, la nostra mail per qualsiasi informazione. Se vuoi dire, Fulvio, che possono seguirci anche su Instagram di nostri canali. Esatto, ci trovate qui su Facebook come I Viaggi di Golia, Fulvio e Simona, consulenti viaggio Evolution Travel. Ci trovate anche espressamente come Vacanze Parchi a Tema. Ok, abbiamo da poco aperto un blog dedicato appunto a questo tipo, a nuovo tipo, a questo nuovo modello di fare vacanza. Esatto. E appunto il blog è Vacanze Parchi a Tema. Su Instagram invece ci trovate come I Viaggi di Golia, esatto, ovviamente. Esatto, e Vacanze Parchi a Tema è proprio la pagina, profilo, insomma, specifico per i parchi a tema, per tutti gli appassionati. E niente, ci siamo. Per qualsiasi cosa chiedeteci pure, seguiteci, mettete il like, organizziamo ovviamente anche viaggi di gruppo, organizziamo tutto quello che volete, assolutamente. Certo, condividete questo video e alla prossima. Alla prossima. Cercheremo di essere puntuali. Certo. Giuro, promesso. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.